Sono il responsabile del servizio di radioterapia di Maria Cecilia Hospital. Questo servizio è attivo dal 1998 e si trattano patologie come neoplasia della mammella o neoplasia della prostata, che sono tra le più purtroppo frequenti e forse più semplici da trattare, ma da molti anni siamo specializzati anche nelle tecniche speciali come la radioterapia stereotassica o tecniche speciali come la IMRT, la radioterapia ad intensità modulata, e tra qualche mese inizieremo anche con trattamenti VUMAT, con delle modulazioni più specifiche della radioterapia, proprio per riuscire a trattare in maniera precisa i nostri volumi bersaglio, quindi la malattia, cercando di proteggere il più possibile invece le strutture a rischio e quindi gli organi sani, riducendo moltissimo gli effetti collaterali del trattamento, mentre le dosi curative possono essere aumentate. Presso la nostra unità sono attivi due acceleratori lineari. Che cos'è un acceleratore lineare? È un'apparecchiatura che eroga dei raggi X sostanzialmente. Sono radiazioni ionizzanti che hanno un intento curativo, quindi a differenza di quelli utilizzati nella parte diagnostica, vengono utilizzati con dosi e modalità diverse proprio perché lo scopo è curativo. L'acceleratore lineare di ultima generazione che abbiamo implementato proprio nelle ultime settimane ci permetterà di erogare dosi sempre più precise e sempre più mirate alla neoplasia, riducendo il più possibile invece le dosi alle strutture a rischio, agli organi a rischio. Questo tipo di trattamenti viene particolarmente stimolato e diventa stimolante nella cura dei tumori della testa collo. Facciamo l'esempio di una neoplasia dell'orofaringe, dove dobbiamo cercare di dare il massimo della dose, proprio perché spesso questi pazienti non sono prima operati, quindi l'intento della radioterapia è radicale, cioè è il solo trattamento che viene seguito. Di conseguenza, non avendo fatto un intervento chirurgico prima, facciamo solo la radioterapia, le dosi sono molto alte. Cerchiamo di proteggere il più possibile invece gli organi a rischio, cioè le strutture che non devono essere irradiate e che possono essere sedi di effetti collaterali importanti qualora irradiati a dosi molto elevate. Tra le tecniche speciali abbiamo già da un po' di anni implementato la radioterapia stereotassica Body. Si trattano lesioni in genere non superiori ai 5 cm di diametro massimo, e la radioterapia può avere un intento citoriduttivo, cioè di riduzione della malattia, ma anche di tipo radicale, qualora il paziente, per esempio, non possa essere, per delle altre patologie o per delle comorbidità, non possa essere sottoposto ad un intervento chirurgico. L'esempio più lampante è una lesione, per esempio, a livello del parenchima polmonare, dove il paziente non può subire un intervento chirurgico. Con la radioterapia stereotassica riusciamo a trattare una lesione, come vediamo per esempio in questo caso, mirando solo sulla lesione, quindi riducendo il più possibile le dosi all'organo circostante, quindi al parenchima polmonare circostante, concentrandoci solo sulla lesione neoplastica. Una patologia che ha un ruolo importantissimo nei trattamenti, soprattutto con tecniche speciali in radioterapia, è la neoplasia della prostata. In particolare nei pazienti anziani, questo trattamento può sostituire un intervento chirurgico, sia in pazienti che scelgono di fare un trattamento anziché un altro. Diciamo che siamo sempre più in grado di fornire al paziente dei dati, sia in termini di effetti collaterali che in termini di risultati finali, in termini di guarigione, dove si evidenzia un filone rispetto all'altro, un trattamento rispetto ad un altro, ed è spesso il paziente stesso che sceglie se sottoporsi a un intervento chirurgico o ad una radioterapia con intento radicale. La radioterapia ha il vantaggio di non sottoporre il paziente ad un intervento e nello stesso tempo, come effetti collaterali, trattiamo pazienti sempre più con effetti collaterali davvero controllabilissimi, ottenendo degli ottimi risultati proprio grazie a queste tecniche particolari.
particolari di cui accennavo prima, la tecnica di intensità modulata in maniera particolare o la VUMAT, dove riusciamo a concentrare la dose sulla lesione, sulla malattia, diciamo, sull'organo in questo caso, e a proteggere le strutture e gli organi a rischio il più possibile, quindi riducendo notevolmente gli effetti collaterali del trattamento.